capitolo 6 dell'Evangelo secondo Giovanni, dal verso 66. Da allora molti dei suoi discepoli si ritrassero indietro e non andavano più con lui. Perciò Gesù disse ai 12: non ve ne volete andare anche voi? Simon Pietro gli rispose: Signore, a chi ce ne andremo noi? Tu hai parole di vita eterna, e noi abbiamo creduto ed abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Gesù rispose loro: non ho io scelto voi 12, eppure uno di voi è un diavolo. Ora egli parlava di Giuda, figliuolo di Simone Iscariota, perché era lui uno di quei 12 che lo doveva tradire. Il versetto 68 è un versetto che conosciamo così bene, abbiamo letto tante volte ascoltato attraverso le prediche, che sembra non abbia più niente da dirci, ma ancora una volta ripeto quello che ho detto tante volte: la parola di Dio ha sempre qualche cosa da dirci e noi vogliamo essere sempre pronti ad ascoltare. Simon Pietro gli rispose: Signore, a chi ce ne andremo noi? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto ed abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio. E queste ultime parole di Pietro spiegano le prime, commentano le prime. Noi abbiamo conosciuto ed abbiamo creduto. Perché abbiamo conosciuto e perché abbiamo creduto, noi non ci sentiamo di allontanarci da te, non ci sentiamo di abbandonarti, perché tu hai parole di vita eterna. Soltanto coloro che conoscono il Signore e soltanto coloro che credono nel Signore possono arrivare a questa decisione ed esprimerla con fermezza. E questo è vero per coloro che sono evangelizzati e questo è vero anche per coloro che si professano credenti e che si professano cristiani. Quante volte purtroppo noi vediamo delle anime che vivono nel seno della Chiesa, nel grembo della comunità, che si allontanano dalle vie del Signore, anche se non si allontanano attraverso peccati grossolani, attraverso immoralità che possono essere divenute gigantesche, si allontanano con un cammino di indifferenza, con un cammino di infedeltà progressiva. E noi, se accostiamo da vicino la vita di costoro ed esaminiamo la loro esperienza, dobbiamo arrivare quasi sempre a questa conclusione: ci troviamo di fronte a persone che non hanno conosciuto, di fronte a persone che non hanno pienamente creduto. Conoscere il Signore non significa avere delle nozioni intellettuali intorno a Cristo. Possiamo conoscere perfettamente la sua vita, possiamo conoscere perfettamente persino la sua dottrina, possiamo conoscere perfettamente il suo ministero da un punto di vista culturale, da un punto di vista teorico, eppure non conoscere lui. C'è una differenza tra una conoscenza intellettuale ed una conoscenza che è il risultato di un contatto diretto, di una vera esperienza, quella conoscenza che ci presenta Cristo luminoso e glorioso, il Figlio di Dio nella sua personalità di Salvatore e di Redentore. Tante volte noi abbiamo testimoniato che la nostra vita si è umiliata nel cospetto di Dio nel momento che abbiamo veduto Cristo, o potremmo usare un altro termine e dire nel momento che abbiamo conosciuto Cristo. Eppure non c'era uno fra noi che non avesse una conoscenza intellettuale di Cristo, perché noi viviamo in una nazione che si definisce cristiana, in una nazione dove si danno degli insegnamenti intorno a Cristo sin dalle prime classi della scuola elementare e dove le famiglie generalmente per retaggio e per tradizione, o cari, parlano di Cristo, parlano della sua dottrina, parlano degli episodi della sua vita. Quindi avevamo una conoscenza, eppure abbiamo confessato e reso testimonianza che soltanto quando il messaggio dell'Evangelo
Vangelo ha illuminato il nostro cuore, ha operato nella nostra vita, noi abbiamo avuto un'autentica rivelazione di Lui. Lo abbiamo conosciuto, lo abbiamo veramente conosciuto. Possiamo proprio dire che abbiamo fissato gli occhi della nostra fede sopra il suo volto, quel volto luminoso che è apparso come manifestazione dell'amore di Dio. Cari nel Signore, è stata una scoperta straordinaria per noi. Abbiamo avvertito nell'intimo del nostro cuore, nel profondo della nostra vita, delle sensazioni nuove, perché ci siamo trovati davanti ad uno che credevamo di conoscere e che invece per noi era il grande sconosciuto, ma finalmente lo abbiamo conosciuto, finalmente ci siamo incontrati con lui, finalmente lo abbiamo anche accettato per fede. E proprio perché lo abbiamo accettato per fede, noi abbiamo sperimentato la dovizia della sua grazia, quelle benedizioni ineffabili, quelle consolazioni profonde che hanno arricchito la nostra vita, sono stati il risultato diretto di un incontro con Gesù Cristo e di una conoscenza, una vera conoscenza di Gesù Cristo. E cari nel Signore, lo abbiamo conosciuto, abbiamo creduto in Lui, ma l'esortazione della parola di Dio è questa, che noi dobbiamo proseguire a conoscerlo, dobbiamo conoscerlo sempre di più e dobbiamo conoscerlo meglio, perché è proprio nella misura di questa conoscenza che noi ci sentiamo legati a Lui, ci sentiamo congiunti con Lui. Ci sentiamo proprio di ripetere la dichiarazione di Pietro: a chi ce ne andremmo? Tu hai parole di vita eterna, abbiamo trovato te e in te la vita, la fonte di ogni consolazione e di ogni benedizione. Ormai abbiamo raggiunta questa conclusione, che non può esserci felicità, non può esserci bene fuori di te, e quindi noi vogliamo rimanere con te, vogliamo camminare con te vogliamo raggiungere il traguardo della nostra fede e della nostra speranza. La dichiarazione di ogni credente e in fondo dovrebbe essere la dichiarazione di coloro che, raggiunti dal messaggio dell'Evangelo, sono stati toccati nel cuore dalla parola di Dio e finalmente hanno veduto Gesù e finalmente hanno conosciuto il Salvatore divino. Gloria al nome del Signore. Insisto su questo perché conseguenzialmente noi possiamo affermare che tutti coloro che non hanno pienamente conosciuto Gesù non si sentono attratti a Lui, non sentono il bisogno assoluto di rimanere con Lui. E ne abbiamo delle prove eloquenti, o cari, attraverso le testimonianze della Scrittura, e abbiamo delle prove incontrovertibili attraverso le testimonianze della storia ed anche le testimonianze della nostra esperienza. Noi ci ricordiamo che ai tempi che il Signore camminava per le vie della Palestina ed esercitava il suo ministero, molti lo seguivano con attenzione, e non erano pochi quelli che esprimevano i loro punti di vista intorno alla sua persona e anche intorno al suo ministero. Lo sappiamo in un modo esplicito proprio in conseguenza di una domanda che Gesù stesso un giorno rivolse ai suoi discepoli, agli apostoli: che dicono gli uomini intorno a me, chi io sia? E noi ricordiamo che i discepoli rapportarono quelle che erano le opinioni, i punti di vista di coloro che avevano incontrato, di coloro che avevano espresso questi punti di vista, e dissero: alcuni dicono che tu sei Giovanni Battista, il Battista risuscitato dai morti, altri dicono che tu sei Elia, altri dicono che tu sei Geremia, altri ancora dicono che tu sei il profeta o un profeta. Quanti punti di vista intorno a Gesù! Naturalmente sembravano anche lusinghieri, sembravano dei punti di vista elogiativi nei confronti del figliuolo di Dio, ma in realtà non lo erano. Probabilmente coloro che li esprimevano pensavano, cari, di esprimere delle opinioni veramente positive, perché i nomi citati erano dei nomi che godevano nel seno del popolo di Israele di grande prestigio. Persino il nome di Giovanni Battista, nonostante che non tutti lo avessero seguito e nonostante che non tutti fossero stati d'accordo con il suo messaggio e con il suo ministero, pure sappiamo che egli godeva di grande stima da parte di un gran numero di persone.
E noi dobbiamo persino ricordarci che lo stesso Erode aveva nei confronti di Giovanni Battista, oltre che un senso di timore, anche un senso di rispetto, perché vedeva in quell'uomo la dirittura, vedeva in quell'uomo l'integrità. Ecco perché il nome di Giovanni Battista poteva essere considerato un nome di prestigio, e perciò coloro che in Gesù vedevano Giovanni Battista pensavano di vedere un uomo veramente, o cari, che aveva raggiunto una notorietà da un punto di vista spirituale e da un punto di vista religioso. E la stessa cosa possiamo dire per quelli che vedevano in Gesù Elia, per quelli che vedevano in Gesù Geremia, per quelli che vedevano in Gesù il profeta o uno dei profeti. Si trattava sempre, o cari, di vedere in lui una personalità eminente da un punto di vista religioso e da un punto di vista spirituale. Elia godeva di grande stima in mezzo al popolo di Israele. Ai suoi giorni era stato contrastato, combattuto, aveva avuto delle grandi difficoltà, si era trovato solo a sostenere delle grandi battaglie, ma dopo il suo rapimento, cari, il suo nome era rimasto famoso in mezzo al popolo, e quando si parlava di Elia se ne parlava con grande rispetto. E la medesima cosa possiamo dire di Geremia, il profeta del pianto, il profeta che aveva sofferto duramente, anch'egli aveva avuto ai giorni della sua vita delle grandi difficoltà, ma dopo la sua morte aveva acquistato celebrità, vero, nel mondo religioso seguente alla sua vita stessa. E quindi coloro che si esprimevano in questo modo pensavano di dire le cose migliori nei confronti di Gesù, di quel Gesù che non era accettato dal Sinedrio, che non era ben visto dai farisei, che non era ben voluto dai sacerdoti. Quindi coloro che si esprimevano in questo modo in fondo erano anche degli audaci, degli arditi, uomini pronti ad esprimere il loro punto di vista, cari, anche affrontando delle ostilità e delle persecuzioni. Ma noi dobbiamo sempre concludere che costoro non avevano un'opinione esatta di Gesù, non lo avevano conosciuto e non potevano neanche credere in lui e nel suo ministero, proprio perché non avevano avuto una visione precisa del Signore. E quindi, pensando a questi uomini, noi pensiamo a dei credenti che non sentivano il bisogno di rimanere con lui, erano anche interessati della sua persona, erano anche attratti dal suo messaggio, ben disposti ad ascoltarlo in certe circostanze, a rimanere assieme con lui in alcune occasioni, ma altrettanto pronti a cercare altrove, o cari, i loro interessi, ad appagare altrove quelle che potevano essere le loro esigenze. E infatti, o cari, quando Gesù chiese ai discepoli: non ve ne volete andare anche voi?, lo chiese perché aveva veduto una grande defezione, una folla, una moltitudine che si era allontanata da lui. Eppure, se noi leggiamo i versetti precedenti, noi possiamo constatare che quella moltitudine aveva seguito Gesù, aveva manifestato dell'interesse nei confronti di Gesù, interesse per la sua parola, interesse per la sua autorità, per la sua potenza. Forse anche fra quelli ce n'erano, o cari, alcuni che dicevano che egli era Geremia, che egli era Elia o che egli era Giovanni Battista, e perciò lo avevano seguito e si erano interessati di lui, ma a un certo momento avevano voltato le spalle e si erano allontanati. Si erano allontanati dalla vita religiosa, si erano allontanati dai problemi teologici, si erano allontanati dall'esercizio della pietà, inteso nel senso comune di questo termine, secondo gli schemi di quei giorni. No, continuavano ad essere dei religiosi, a essere interessati ai problemi spirituali, e per questo avevano seguito Gesù, ma adesso erano pronti a cercare altrove, erano pronti ad andare verso altre persone, erano pronti a fare delle altre esperienze. Per loro l'incontro con Gesù era stata solo un'esperienza in mezzo a tante esperienze, un esperimento da
giungere a tanti altri esperimenti, ma cari nel Signore, i discepoli si trovavano in una condizione totalmente diversa, in una condizione diversa anche nei confronti di altri che avevano veduto in Gesù un grande oratore. Pensiamo per un momento ai sacerdoti che avevano comandato ai sergenti di arrestare Gesù, e che si vedono ritornare i sergenti a mani vuote: non hanno arrestato Gesù, come mai non lo avete condotto qui? Ma costui non parlò, nessuno parlò mai come costui. Oh, un uomo eloquente, un oratore straordinario, abbiamo udito dalle sue labbra delle parole veramente autorevoli. Egli non parla come gli scribi, ma parla con autorità. Non ci siamo sorpresi se tutti pendevano dalle sue labbra, perché noi stessi ci siamo trovati a pendere dalle sue labbra. Ma dopo aver detto questo, non hanno detto altro, non hanno aggiunto una parola. Gesù è stato per loro un grande oratore, un uomo eloquente, interessante nelle sue argomentazioni, brillante nell'esposizione di quelle argomentazioni, ma cari nel Signore, sono rimasti quelli che erano. E nella medesima maniera ovviamente sono rimasti tanti altri che hanno espresso anche delle opinioni che sembravano belle e buone nei confronti di Gesù, ma che non hanno riconosciuto in Lui il Figlio di Dio e il Salvatore del mondo. E ho parlato anche di esperienze dei nostri giorni. Quanti e quanti noi incontriamo che parlano in senso favorevole di Gesù? Noi ci troviamo persino in contatto con uomini della cultura che sono pronti a fare dei paralleli, dei paragoni: Gesù come Platone, Gesù come Socrate, o degli uomini o cari interessati nei problemi spirituali che fanno altri paragoni: Gesù come Maometto, Gesù come Buddha, o degli uomini interessati in problemi politici e sociali che fanno dei paragoni che per noi sono addirittura sacrilegio e profanazione: Gesù come Marx. E tutti quelli che si esprimono in questi termini credono di esaltare Gesù, di ingrandire Gesù, di mettere Gesù sopra un piedistallo, ma in realtà non fanno altro che creare un diaframma tra loro e Gesù, allontanarsi da Lui. Perché? Perché non hanno una conoscenza, una vera conoscenza del Salvatore, e non possono credere in colui che è venuto dal cielo per essere la redenzione dell'umanità e la redenzione di ogni singolo individuo. Ma egli è la redenzione ed egli è il redentore soltanto per coloro che lo conoscono, soltanto per coloro che credono in lui, soltanto per coloro che hanno una visione meravigliosa, una gloriosa visione del redentore divino. Benedetto il nome del Signore. Vi ricordate di Natanaele, l'uomo diffidente, amareggiato dalle delusioni, che non voleva accettare la testimonianza di Filippo, perché Filippo gli aveva parlato di uno che era venuto niente meno che da Nazaret di Galilea, proprio dalla Galilea, e poi da Nazaret, quel paese dimenticato dalla Galilea. Vi può essere qualche profeta da Nazaret? Vieni e vedi, furono le parole di Filippo. E Natanaele andò a Gesù, e Gesù, o cari, vedendolo accostarsi a sé, disse: ecco un israelita nel quale non vi è frode alcuna. Signore, come mi conosci? È la prima volta che ci incontriamo, io non ho mai veduto te, tu non hai mai veduto me, non abbiamo avuto nessun rapporto. Natanaele, Natanaele, lo chiamò direttamente per nome. Ma prima che Filippo ti chiamasse, quando tu eri sotto il fico, io ti vedevo. Filippo è venuto a te, ma prima di Filippo sono venuto io. Filippo ti ha veduto, ma prima di Filippo ti ho veduto io. Filippo ha avuto un interesse ed una sollecitudine per te, ma prima della sollecitudine di un mio servitore c'è stata la mia sollecitudine. Io verso di te ho manifestato e manifesto tutto l'amore del Padre. Non sono state tutte queste le parole del Signore, vero? Noi lo sappiamo perché conosciamo il passo dell'Evangelo che descrive chiaramente questo episodio, ma le poche parole di Gesù furono sufficienti a quell'uomo per aprire il cuore. E nel momento che aprì il cuore, si aprì anche
anche la mente, fu illuminato nella coscienza ed egli confessò apertamente in Gesù il suo Signore e il suo Dio. Una visione, una rivelazione. E io so che Natanaele adesso si trova nel numero di quelli che insieme con Pietro dicono: a chi ce ne andremo? A chi ce ne andremo? A chi ce ne andremo? Alleluia! C'è una conoscenza e c'è una fede, sono due legami che stringono al Redentore, che legano con colui che è tutto per tutti coloro che si danno a lui, e che si danno a lui proprio perché hanno una visione di lui ed hanno una fede in lui. E io spero che noi ci troviamo nel numero di costoro, e se non ci troviamo pienamente in questa condizione, in questa sera vogliamo aprire il cuore perché lo Spirito Santo possa operare in noi, applicare la parola di Dio nella nostra coscienza, compiere quel lavoro in profondità che ci porta nello stato voluto da Dio, che poi in ultima analisi è soltanto quello di essere perseveranti nella fede, nella grazia di Dio, di rimanere ben congiunti con quel Signore che ci ha salvati e che ci ha redenti. A chi ce ne andremmo? Parole che devono essere ripetute costantemente, e ripetute anche di fronte alle insidie, di fronte alle tentazioni, e perché no, di fronte alle provocazioni del mondo. E credo che tutti abbiamo ricevuto delle provocazioni e ne riceviamo, provocazioni che vorrebbero indurci a cambiare strada, a fare una nuova decisione ed una nuova scelta. Ma proprio quando siamo aggrediti da queste cose, noi dobbiamo avere il coraggio e la luce e la fede per esprimerci nella medesima maniera di Pietro: a chi ce ne andremo noi? Solo Gesù ha perdonato i nostri peccati, solo Gesù, cari nel Signore, mediante la sua morte e il suo sangue ci ha purificati. Come potremmo essere purificati? Come potremmo essere imbiancati allontanandoci da Cristo, il nostro Redentore? Separati da Lui, inevitabilmente cadremmo nel male, saremmo di nuovo contaminati. Potremmo trovare un'altra fonte di purificazione per la nostra vita? Sicuramente no, e noi lo sappiamo, perché soltanto il sangue di Gesù Cristo ci lava da ogni peccato, soltanto il sacrificio del Figliuolo di Dio ha compiuto quest'opera meravigliosa nella nostra vita. A chi ce ne andremo, Signore? Tu solo sei la nostra pace e la nostra consolazione. Dobbiamo dirlo sinceramente, dobbiamo affermarlo con coraggio nei giorni più tetri, nelle ore più oscure. E tutti ne abbiamo, e tutti attraversiamo dei periodi burrascosi nella nostra vita, nel senso umano e sociale della parola, e nella nostra vita cristiana in particolare. Ma come abbiamo cantato poco fa con il cantico 355, Gesù Cristo è il nostro consolatore, è vero? Un consolatore che con parole opportune, con interventi appropriati, ci solleva nei momenti più oscuri della nostra vita, ci dà conforto e coraggio quando le circostanze ci sono avverse. A chi ce ne andremmo? A chi ce ne andremmo? Possiamo noi trovare qualche altra persona o qualche altra cosa che in quei momenti e quelle ore possano operare efficacemente nella nostra vita per darci quello che Gesù ci dà, che solo Gesù ci dà, che solo Gesù ci può dare? Egli ha la lingua dei dotti per saper parlare opportunamente allo stanco, così è scritto nel profeta, e noi lo sappiamo. Io credo che tutti abbiamo fatto esperienze di questo genere. Ci siamo trovati proprio avviliti, disfatti, sembrava, o cari, che ci fossimo trovati proprio vinti davanti alla presenza del Signore, ma Gesù è venuto a noi con una parola sola, con un solo tocco della sua mano. Egli ha risolto il nostro problema, ha modificato sostanzialmente la nostra situazione. C'era tempesta intorno a noi ed ecco che il sole è tornato a risplendere e noi ci siamo sentiti nella gioia.
gioia, nel gaudio e nell'allegrezza, per dare gloria al nome del Signore. A chi ce ne andremo, Signore? Alleluia! E a chi ce ne andremo nelle nostre malattie e nelle nostre infermità? Tu che sei il dottore, il guaritore di coloro che sperano in te e confidano nella tua potenza. Quante volte per noi, quante volte nell'ambito delle nostre case, nel seno delle nostre famiglie, di fronte alle situazioni più complicate, ai problemi più difficili, noi ci siamo ricordati delle promesse contenute nella parola di Dio, quelle promesse chiaramente espresse dall'Evangelo, proprio attraverso i comportamenti e il ministero del Signor Gesù. Noi ci siamo ricordati di quel Signore che è sempre lo stesso ieri, oggi e in eterno, e quindi può anche oggi sgridare la febbre come la sgridò nella casa di Pietro per sanare la suocera. Può anche oggi, o cari, dire al povero ammalato quello che disse al lebbroso: sì, lo voglio, sì, sanato. Può anche oggi dire, affinché tutti vediate che il figliuolo dell'uomo ha podestà in terra di rimettere i peccati, io dico a te paralitico, io dico a te infermo di un'altra malattia, alzati, sollevati e cammina. A chi ce ne andremo, Signore? A chi ce ne andremo? Gloria al nome del Signore. E chi altro è il tramite per arrivare al Padre, la strada, oh cari, per giungere a colui, oh, che veramente un giorno era lontano da noi e separato da noi, perché noi eravamo lontani da lui e separati da lui. E Dio vuole essere vicino a tutti gli uomini, perché ama tutti gli uomini e per tutti gli uomini ha dato il suo figliuolo. E quindi, se c'era questa distanza e c'era questa separazione, cari nel Signore, c'erano soltanto perché la nostra posizione aveva determinato distanza e separazione. Ma Gesù è venuto a noi, e noi per il suo nome abbiamo avuto introduzione presso il Padre, e noi per il suo nome abbiamo continuamente accesso al trono di Dio, e noi per il suo nome possiamo parlare con Dio. E quando diciamo Padre nostro che sei nei cieli, noi ci esprimiamo nella più realistica delle maniere, sempre per Gesù, nel nome di Gesù. A chi ce ne andremo, Signore? A chi ce ne andremo? Chi altro potrebbe introdurci presso il Padre? Con quale altro nome potremmo presentarci al trono di Dio? Attraverso quale altra mediazione noi potremmo avere comunione con il cielo? A chi ce ne andremo, Signore? Ma soprattutto, Signore, a chi ce ne andremo? Tu c'hai parole di vita eterna, la vita eterna che noi abbiamo già sperimentato e che sperimentiamo nel nostro cuore, ma la vita eterna che c'ha anche un suo significato e un suo valore, oh, veramente di dimensione, forse è un termine inappropriato, ma non esiste un altro termine nel nostro vocabolario. Noi sappiamo che al di là di questa vita c'è la vita, al di là di questo pellegrinaggio c'è la gloria, al di là del tempo c'è l'eternità. E c'è una grande differenza, oh, compiere veramente questo passaggio dal tempo all'eternità, dalla vita presente alla vita futura, senza di te o con te. Signore, noi vogliamo attraversare il Giordano insieme con te, noi vogliamo camminare nella valle dell'ombra della morte insieme con te, noi vogliamo tenere la nostra mano nella tua mano, affinché nell'ultimo giorno della nostra vita possiamo sentire quella stretta amorevole che ci assicura che quando noi chiuderemo gli occhi alla visione di questo mondo, li riapriremo alla visione della gloria nel seno dell'eternità, e ti vedremo faccia a faccia, Signore, per rimanere con te, sempre con te. Ma oggi, mentre noi non ti vediamo con gli occhi fisici, mentre non ti udiamo con le nostre orecchie di carne, mentre non ti tocchiamo con le nostre mani, Signore, oggi che camminiamo per fede, noi ugualmente vogliamo dire: a chi ce ne andremo, Signore? A chi ce ne andremo? Ti abbiamo conosciuto, abbiamo creduto in te, ti abbiamo accettato nella nostra vita e vogliamo rimanere con te, camminare con te, vivere con te, perché la vita con te è vita di felicità, di gioia e di speranza.
fratelli, sorelle, la frase di Pietro deve essere la nostra frase, la sua dichiarazione, la nostra dichiarazione, in una ricerca costante di una conoscenza sempre più luminosa di Cristo e di un possesso totale del nostro Salvatore mediante la fede. Iddio ci benedica, a Lui sia la gloria in eterno. Amen.